Don't sound like a mannequin. Move your body again, girl. From you know your body hot, shake your booty. Then every man fighting over you just like a hooligan. You make the MC show hard and pull it. Then dancing time again, dip and come up again. You ready for the dagger and just wine on your boyfriend? Tick tock, tick tock, tick tock, my golden hand. And I'm a fat thing, me and I'm a fat thing. Domenica 12 agosto, ultimo giorno a Siget. Abbiamo il grandissimo piacere di avere un importante cuoco italiano, Alessandro Arena, ospite della nostra tenda. La prima domanda d'obbligo è: cosa ci fa un cuoco italiano in Ungheria? Che possibilità ci sono di far conoscere la cucina italiana in questo paese? Ma intanto il fatto di essere un po' ambasciatori della nostra cucina, quindi una ricerca anche in un paese straniero di poter veramente importare la nostra cultura gastronomica. Oltretutto è molto richiesta qua. Questo è stato un progetto che è iniziato 20 anni fa, quindi anche un po' una sfida, no? Con me stesso, di venire in un nuovo paese e veramente vedere se un altro tipo di cultura come quella ungherese riusciva a percepire la nostra cultura, ecco, questa, ma sempre a livello gastronomico. Mm-hmm. Che cosa è cambiato secondo te in questi 20 anni? Nel gusto, nelle possibilità? Ma guarda, è cambiato tantissimo. 20 anni fa, io ricordo quando ho aperto il mio ristorante, non tutti i gusti erano per i palati ungheresi, ecco. Soprattutto a livello, l'ungherese piace molto tutto quello che è panna, diciamo così. Sì. Quindi effettivamente, e carne soprattutto. Quindi abbiamo impostato il discorso del pesce di mare, quindi una cosa nuova anche per loro. Direi che da 20 anni, io ricordo benissimo i primi anni che ho aperto, è stato molto difficile lavorare, nel senso riuscire a fare capire alla gente il nostro gusto. Il nostro gusto piace moltissimo, però non tutto. Beh, molti prodotti non si trovavano neanche. Assolutamente, quindi qui ci si doveva appoggiare a quei pochi importatori che c'erano, si trovavano non tutte le materie prime, quindi cosa si faceva? L'andare e vieni, no? Cioè, si andava in Italia, si caricavano i nostri furgoncini e si portavano tutte le materie prime qua. Però diciamo che da oggi come oggi posso dire che, anche dovuto al fatto che l'ungherese, il popolo ungherese o il cittadino ungherese, come vogliamo dire, si sposta molto oggi come oggi, quindi ha avuto possibilità molto di andare in Italia, all'ungherese piace l'Italia e quindi ha potuto provare in Italia la nostra cucina, quindi ha trovato qui, diciamo, un'altra base. Diciamo che oggi i gusti sono, l'ungherese ha percepito molto il gusto italiano, c'è ancora, diciamo, questa tendenza un po' a rimanere sui propri gusti, che sono, come dicevo, queste cose molto lavorate. Però diciamo che io sono molto contento del lavoro che sto facendo qua, diciamo che mi stanno seguendo i miei clienti ungheresi, ecco. Senti, da chef, io sono completamente profano rispetto a questo, da chef, c'è qualcosa che accomuna le due cucine, oppure secondo te invece sono completamente diverse, oppure c'è qualche elemento che possiamo così trovare in comune comunque? Beh, diciamo no, ci sono molte materie prime comune, tipo da tante verdure, non so, prima che la verza, che qua è molto usata. Quindi anche noi nella nostra cucina abbiamo la verza, se anche poi noi la usiamo chiaramente solo d'inverno, ecco. Tendenzialmente la usiamo d'inverno, non anche la usiamo solo d'inverno. Poi altre cose, vabbè, le classiche, quindi dalla cipolla, le carote, queste cose qua. Su, ecco, loro hanno questa cosa, che usano molto la paprika, mentre noi usiamo molto di più il pomodoro, a differenza, ad esempio, soprattutto sulle zuppe che fanno loro, usano molto. Ma dici che la paprika potrebbe essere esportabile in qualche cibo italiano? Oppure è incompatibile con il nostro gusto? No, già usata, noi usiamo, cioè la cucina italiana è usata la paprika, soprattutto se guardiamo nella cucina, diciamo, del nord, molto alto. Quindi anche perché già gusti più alpini, esatto. Però usata anche la paprika, una spezia, quindi parliamo sempre
di importazioni, quindi anche quella è stata importata qui. Direi che parte la paprika, direi che altra cosa adesso non mi viene in mente. Allora, per concludere in bellezza, un messaggio da Alessandro Arena al pubblico ungherese, al consumatore ungherese e agli abitanti di questo grande festival. Ma io dico continuate a mangiare italiano, che italiano fa bene, salutare e soprattutto di qualità. Cerchiamo la qualità, non mangiamo quello che io chiamo il cibo da poco, ma trattiamoci bene. Grazie, con questo augurio si chiude la nostra conversazione. Ciao a tutti.